bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Buongiorno. Era bello poco fa. Era bello. Un minuto per poco fa. Soddisfatta. E anche un video. Ah, ciao. So, this is the number of the film. Yeah. Andiamo. Carica Giorgia. Ammina. Ammina. Oggi si riparte dal Caldenave verso il Brentari. Forse ci arriveremo. Forse. Ci aspettano solo 1300 metri di salita e 6600 di discesa. Speriamo bene. Quindi seguiremo il sentiero 360. È difficile? No. Ottimo. Hai detto la mano? È difficile? Un po'. Leggermente. Bene, ora dal rifugio Caldenave ci stiamo dirigendo ai laghetti della Val d'Inferno. Adesso stiamo scendendo un po' da questo sentiero che ci ha fatto salire e sudare e adesso scendere. Nel laghetto della Val d'Inferno, se non ricordo male, ci dovrebbero essere i tritoni. Penso di averli visti solo qua in vita mia, quindi se ci sono li vedremo. Siamo arrivati al lago della Val d'Inferno. È un po' prosciugato. Ed ecco i laghetti della Val d'Inferno. Uno è qua, uno è leggermente più avanti. E niente, i tritoni non li abbiamo visti. Abbiamo solo visto i laghetti della Val d'Inferno. Dovrebbero essere mirtilli questi. Intanto abbiamo raggiunto un baito, adesso vedremo come si chiama. E questo è il baito La Stay. Adesso siamo arrivati a questo bivio. Continuiamo per il sentiero 360. Forcella Buse Todesche, bivio. Ha dei bei strappi importanti il sentiero. Fa delle belle salite. Bei paesaggi però. Il lago Rai, selvaggio lago Rai. Sembra quasi il Canada. Ah, non sono mai stato in Canada. Dopo la salita e questa breve discesa siamo arrivati al baito Scagni, mi sembra si chiami. Scagni, Scagno, boh, poi vedremo. E si continua sul sentiero 360. Baito dei Scagni. Grazie, grazie. Quindi grazie a sud. Sentiero delle Buse Todesche. Sempre sentiero 360, quello che dobbiamo seguire noi. Però è tanto lontano ancora. Tanto. È vicino a Padova. È vicino a Padova. Sai che verrai nel video.
Ce ne sono. Ehi, compagnia dell'anello, com'è? Insomma. Ma chi sta portando l'anello per Mordor? Chi è il Frodo della compagnia? Sei tu il Frodo? Il sentiero si fa interessante in mezzo a questi destroni. E quelle lì in fondo dovrebbero essere le Dolomiti di Brenta. Forcella Puse Todesche. Wow. C'è vento? Sì, è cima d'asta quella. Sì, sì, e lì si vede il rifugio. Non è così distante come sembrava. No, non è così lontano. Per salire tutto. Iniziamo a intravedere il rifugio, è cosa buona e giusta. Oggi avevano messo sole, ma come si vede non c'è sole, ma c'è tanto vento e freddo. Comunque stiamo continuando sul sentiero 373, non so se l'avevo detto prima, abbiamo abbandonato il 360 e stiamo continuando sul 373. A breve dovrebbe attenderci un po' di discesa e poi la salita che ci riporterà al rifugio Cima d'Asta, che è lì in fondo. Quindi sì, sentiero comunque è sempre ben segnalato, sali scendi, non è particolarmente impegnativo, diciamo, dal punto di vista tecnico, che questi continui sali scendi rompono un po'. Beh, ci sta un panino adesso, giusto? Giusto. Giusto. Tutti intendi a mangiare e a contemplare il panorama. Quella potrebbe essere la laguna di Venezia. Quindi si conferma che quello è il mare, e la striscia che vediamo in fondo è il Lido di Venezia. E lì c'è il ricovero check-in. E ci sono anche delle trincee in questo punto. E qua siamo arrivati al lago della Magna, sempre con in vista Cima d'Asta. Eccolo qua, Cima d'Asta. Noi prenderemo sempre il sentiero 380, che su questi cartelli non è indicato, ma cioè nel, o meglio, è indicato qua ma non c'è scritto rifugio Brentari, ma prenderemo il 380 perché l'alta via del granito passa di là, perché poi a un certo punto ci sarà un bivio dove diventerà 380B e ci porterà al rifugio Brentari. In questo momento l'alta via del granito si sta confermando granitica, cioè nel senso, sassi ne abbiamo? Un po'? Oh, finalmente dopo 8 ore di discesa. No, no, proprio scherzo, problemi. 2 ore per arrivare al rifugio Brentari. Dai, che tu hai ripartito. 380B, 2 ore. Bella salita comunque. Cosa ne pensi? Di cosa? Niente, oggi. Bene. 2 ore. È abbastanza impegnativa sta salita, Dovrei andare avanti. Finalmente un po' di tregua su questa salita impegnativa. Cioè, quella non è banale, non banale. Sale bella ripida. Sasso! Quello là era un sentiero. Sì, non fa scorrere. Questo tratto è stato tanto, tanto, tanto difficile. Soprattutto perché le gambe corte. Come te, Giorgia.
Anastasia? Sì. Anastasia, verso l'infinito e oltre, perché ormai qua sta salita veramente non finisce più, cioè mancano 70 metri di salita ancora, ma per arrivare al passo succede, poi sarà discesa, spero. Finalmente siamo arrivati alla forcella, passo succede 2518, siamo arrivati finalmente. Grande. Adesso dobbiamo scendere. Ecco il rifugio, lo vediamo. È vicinissimo. Lo puoi quasi toccare. Sempre il sentiero 380B. Comunque. Il rifugio, che lo puoi quasi toccare. Toccare con un dito. Comunque sta salita qua veramente spacca. Anche i Vietcong sono arrivati. Anche i Vietcong. Dov'è il Vietcong? Ardeno. Il lago, bello. No, ma aspetta che Luca. E il rifugio è lì. Posso spostarti un po'. Io, Giorgia, guardami. Arrivati. Ok, siamo arrivati al rifugio. Cotti a puntino, dopo la doccetta. Siamo tutti, siamo vivi. Doccetta fredda e te caldo. Te caldo, ah, beh, ovvio, te caldo. Cioè, manca massa. Ma secondo voi il cibo gioca? Timbri, infatti. Prima salta, dai. Rifugio Caldenave, rifugio sì, Cima d'Asta. Esatto. Qua siamo tutti in attesa del cibo. In attesa. Sui calici, sui bicchieri. Bene, finalmente si mangia. Lasagne, l'antico vaso di una volta che siamo usati. È bandita. Bene, è arrivato anche il secondo. Un po' più migliore. Questa è la nostra stanza. Che trapper che te sembri. Ardei! Ah, ma aspetta, siamo al piano sopra noi. Abbiamo anche un piano sotto, non si vede. C'è solo la mia mano. Se vuoi te. La mano. Beh, ma il piano sopra è quello più figo. Anche massa. Guarda qua. Top, siamo già in letto. Ore 9:30. Ore 9:35. Di sabato sera, perché la vita è una e va vissuta a pieno. Esatto. La grinta giusta. Siamo a party. Ma può essere...